Mister Paolo Indiani, la prima parola che mi viene in mente è peccato. Tre volte peccato, tre volte peccato perché almeno a rigore mi piaceva, ci piaceva giocarcela. Lasciando a parte che meritavamo di andare in vantaggio innumerevoli volte, la prima mezz'ora del secondo tempo la devi chiudere la partita. Se non fai gol in una mezz'ora fatta bene in quel modo, poi lei prende una ripartenza di genere a tempo scaduto. Peccato, peccato davvero. Nel primo tempo abbiamo subito un po' troppo i nostri avversari, però nel secondo tempo l'Arezzo ha veramente ingranato un'altra marcia. Ma no, fino al gol hanno fatto loro, anche lì sulla ripartenza abbiamo giocato solo noi, anche colpendo un palo e giocando noi. Poi dopo il gol un po' però, cioè alla fine del primo tempo il pari ci stava, la prima mezz'ora del secondo tempo dovevamo andare in vantaggio noi, senza ombra di dubbio. Adesso un po' a parte l'amarezza di questa eliminazione, c'è da concentrarsi veramente sul campionato e domenica ci sarà una trasferta molto molto importante. Certo, come dicevo prima, la Coppa è una soddisfazione, era bello andare avanti perché giochiamo sempre per vincere, però la Coppa non ti porta niente. L'obiettivo è l'altro del campionato, ecco, se dovevo perdere una partita del genere è meglio averla persa in Coppa e in campionato. Speriamo di non perdere più in campionato. Ai nostri microfoni l'allenatore del Pineto, Daniele Amaulo. Allora, partita risolta all'ultimo secondo, però la sua squadra diciamo che ha disputato un ottimo match. Sicuramente un'analisi perfetta, abbiamo avuto un approccio giusto alla gara. Nel primo tempo, oltre ad essere passati in vantaggio, abbiamo avuto 3-4 situazioni favorevoli a campo aperto e potevamo sfruttarle meglio. Poi è venuta questa giocata di Settembrini nel calcio piazzato. Sinceramente il pareggio in quel momento ci stava un po' stretto per quanto riguarda la prima parte di gara. Nel secondo tempo, la prima mezz'ora, sicuramente l'Arezzo è stato superiore, avrebbe meritato anche il gol. Abbiamo tenuto forte, siamo stati bene, abbiamo sofferto più che altro. Poi con l'ingresso di qualche giocatore offensivo fresco come Maio e Emili, siamo riusciti a ripartire e avere 2 o 3 soluzioni importanti per passare anche in vantaggio noi nei minuti finali. Poi c'è stata questa giocata di Brachini che ci ha dato questa vittoria importante. Il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto, però magari alla fine ci abbiamo creduto fino all'ultimo secondo e siamo stati premiati su una partita di sacrificio.